gustare questa eccellenza del pescato locale. Amici, a casa il mistero continua, ma noi di Teleblea siamo qui per continuare ad indagare e scoprire di cosa si tratta. Ecco, chiediamo subito alla signorina. Signorina, buongiorno. Ha sentito di questa novità in arrivo a Ragusa? Sì, sì, l'ho sentito. Infatti l'altro giorno, mentre stavo tornando a casa, perché io abito in centro, ho visto confusione in Viale Sicilia. Non ho capito di cosa si tratta, però penso che sia qualcosa di grosso. La signorina ha proprio ragione, cari telespettatori. In città continuano numerosi avvistamenti, ma il mistero non trova ancora soluzione. Rimanete sintonizzati con noi. Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. In questi tempi ci occupiamo spesso di aeroporti e di aerei, perché non c'è dubbio, in un panorama in cui abbiamo problemi di economia, di giustizia, di tante altre cose, di immigrazione, di compagnia bella, siccome la gente ama volare, almeno sognando di andare lontano, di fare bei viaggi, gli aeroporti sono una cosa interessante. C'è anche naturalmente il risvolto economico, perché più siamo collegati più possiamo crescere. Allora, avete sentito l'ultima notizia che la Ryanair è stata multata per la politica dei bagagli, anche la Wizz Air, ma la Ryanair di più, perché si sono accorti che alla fine vanno a fregare il cittadino, il viaggiatore, perché ti dicono 30 euro, poi quando vai a comprare tutto diventa 120, e allora è un prezzo normale, non è più questo grande affare, ma di questo non ci interessa. Invece noi vogliamo parlare dell'aeroporto di Comiso. Abbiamo sempre seguito, non ci possono dire che è una novità, noi abbiamo seguito l'aeroporto da almeno 25 anni come televisione, quindi pensate. La novità è che ieri sindaci e amministratori si sono riuniti presso la sala del Consiglio Comunale di Comiso per costituire una società consortile per azioni avente lo scopo principale di favorire lo sviluppo e il sostegno del territorio della provincia di Ragusa e pertanto delle attività economiche. La riunione che segue quel primo incontro che c'era stato il 9 di novembre insieme all'assessore Falcone. Si è trattato, dice il sindaco, di un incontro, di un tavolo tecnico per trovare delle soluzioni. Da tutti i presenti è stato ribadito che l'aeroporto rappresenta un'imprescindibile infrastruttura che ha permesso di superare la marginalità. Attenzione, c'è una cosa da dire: l'aeroporto sono 2 chilometri di strada e su questo non c'è dubbio. Il problema principale è cosa ci va su quei 2 chilometri di strada, perché a fare i chilometri di strada va benissimo di pista, l'importante è trovare qualcuno che poi la fa questa strada. La società consortile, quando verrà costituita, potrà svolgere servizi di assistenza a terra e vendita di servizi accessori al trasporto aereo e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari, eccetera, eccetera. Sono intervenuti, oltre al sindaco, i sindaci di, sindaci di Scicli, di Mazzarrone, di Ragusa, di Chiaramontegulfi, il commissario Piazza, i vice sindaci di Caltagirone, di Modica, di Pozzallo, di Scicli, eccetera, eccetera. Allora, tutti insieme, come dice, appassionatamente. Sembra il film famoso, quello con Giulio Cristi, no? Vi ricordate? Tutti insieme appassionatamente, poi cantavano, facevano il coro. E questo è un coro. Allora, io non voglio assolutamente essere ironico
su questa storia, però io direi diamo a Cesare quel che è di Cesare e facciamo fare il lavoro a quelli che sanno fare questo lavoro. È anche vero che chi aveva prima il compito di farlo non mi pare che l'abbia fatto benissimo. Non sono io a dire che l'aeroporto ha perdite incredibili. Allora, se ha perdite vuol dire che qualcuno non l'ha fatto, non ha fatto il proprio lavoro bene, soprattutto se facciamo il discorso che i piani industriali dicevano ben altra cosa. Allora non li facciamo i piani industriali finti che dicono fra 3 anni cresceremo e supereremo il milione di passeggeri quando invece siamo sotto i 300.000. Allora non li diciamo. No, ma sai, il piano industriale serve a far credere. Ma che credi? Noi crediamo e poi finiamo come tanti stupidi con un palmo di naso, insomma. Questa è la verità. Quindi va bene, a me piace che i sindaci si mettano insieme, fanno una società consortile. Probabilmente poi in mezzo a questa vicenda ci sarà anche Eriblea. Ora non vorrei che poi sono due concorrenti, non me lo voglio neanche sognare, perché sennò dovrebbe essere, come si dice, troppa grazia a Sant'Antonio, a che non sappiamo che fare, abbiamo due società. Però io sono sicuro che poi alla fine troveranno il modo per parlare. La società consortile serve proprio ad andare a sostituire il comune per, nella situazione economica difficile, perché quando poi Catania comprerà le azioni e diventerà proprietario di tutto, se chiede gli aumenti ci vorrà qualcuno in grado di farlo. Questa è la notizia. L'altra notizia ci arriva dal Vussia. Voi sapete che c'è stato questo scontro fra il presidente Agen nella sua conferenza stampa, vedete le immagini, e il Vussia, che è stato accusato dal presidente Agen di essere fautore di, cioè di dire delle notizie che non sono reali sulla situazione economica della Camera di Commercio. Agen ha detto che la Camera di Commercio va benissimo, che quindi sì, c'è un problema sui fondi pensionistici, ma sono piccole cose, non c'è tutta questa preoccupazione. E quindi sì, vendiamo le quote dell'aeroporto di Catania, ma lo facciamo per fare cassa, è vero, però in verità perché noi abbiamo un alto senso civico e quindi siamo convinti che bisogna fare qualcosa per il territorio, che poi si acchiappa qualche centinaio di milioni di euro, la Camera di Commercio, questo non c'entra niente, il senso civico invece sì. Allora, siccome il presidente Agen ha detto tante cose in questo comunicato stampa e in questa lettera che poi è seguita alla conferenza stampa, io devo dire che per rispondere ci vogliono le persone che ne capiscano. E lì abbiamo difficoltà, perché chi è che è così bravo ad entrare dentro i conti di un ente come la Camera di Commercio? Ci vogliono persone che queste cose sappiano che cosa sono. Cioè noi, io personalmente, anche perché quando si parla 20, 30, 80, 100 milioni, io posso arrivare a 20.000, 100.000, 80.000 euro e già su soldi, 100 milioni ci manca l'aria, insomma. E allora qualcuno però la briga se l'è presa, e a prendersela soprattutto è stato il Vussia, che sarebbe, come voi sapete, questo comitato dei viaggiatori Iblei e non solo, dei viaggiatori siciliani, che hanno messo insieme questo organismo proprio per contrastare. Il presidente è Melchiorre, Claudio Melchiorre, e devo dire che uno dei sostenitori è anche Luigi Crispino, al quale tutto possiamo dire, meno che non capisca di aeroporti, perché di aeroporti è senza dubbio, e di aerei uno che ne capisce. Allora qualcuno vorrà dire, ah, che c'entra, però l'Air Sicilia è fallita. Attenzione, è fallita anche l'Alitalia 7 volte, no? 3 sicuro. O meglio, sarebbe fallita almeno 3 volte se non fossimo arrivati noi con i soldi. Se fosse arrivato qualcuno che ci avesse messo non i 2 miliardi di euro che ci abbiamo messo, o 2 o 3 miliardi che ci abbiamo messo per l'Italia, ma i 20 milioni di euro, forse allora erano anche lire all'inizio, no? Probabilmente non saremmo qui a dire che la Sicilia allora non andò avanti. E anche la Winget, vi ricordate
cadde per un tozzo di pane, perché fu qualche aeroporto a bloccare gli aerei, e poi voi sapete quando, perché doveva avere 6 milioni, 7 milioni, ma come, quelli hanno 20 miliardi di debiti e nessuno dice niente, quella a 6 milioni e la facciamo chiudere. La compagnia migliore che abbia avuto l'Italia, ve lo posso assicurare, perché era siciliana, aveva 12 aerei, faceva milioni di passeggeri, l'abbiamo fatta chiudere, lasciamo stare. Allora, a questo punto, siccome non posso leggere tutto, perché il Vussia sfida il presidente Agen a un dibattito pubblico. Però come si fa nelle trasmissioni televisive, quelle buone americane, no? Quando si presentano, le domande si fanno prima, in modo che nessuno possa essere colto di sorpresa. Quindi cosa fa il Vussia? Gli fa le domande prima e gli fa domande che sono anche abbastanza delicate. Per esempio la questione delle assunzioni. Il presidente Agen ha detto che in 30 anni le assunzioni sono fatte sulla base di una ripartizione politica. Ma è una cosa impensabile. Non l'aveva pensato nessuno una cosa del genere. Cioè, queste cose le sanno tutti, il problema è che non si dicono. Avete visto cosa è successo a Caltanissetta al processo del magistrato? Ha detto: io sceglievo le persone, ha aperto l'agenda, ha detto: perché tutti avvocati, magistrati, ci sei magari tu, magistrato, mi segnalavano le persone. Ragazzi, ma funziona così. Allora vogliamo sapere chi è stato assunto, quali sono state le persone che hanno segnalato nomi, perché queste cose, se uno scopre questa pentolaccia, succede l'inverno. Quindi Agen forse non se l'aspettava. Allora, poi vogliamo sapere, dice, lei ha sostenuto, una delle tante domande, a Comiso, quando io lo chiamai il mago Agen, ma era una battuta, che la privatizzazione delle quote dell'aeroporto non sarà realizzata attraverso la quotazione in borsa della società, perché in quel caso i soci non incasserebbero nulla. Curioso, in genere quando si vende un'azione si ottiene un corrispettivo, che vuol dire che Agen, o meglio, che potrebbe esserci nel progetto futuro una vendita diretta. Cioè, tu quando offri, a chiedere un soldi. Cioè, tu mi runi i soldi e ti runi le quote, ma, però dov'è la trasparenza? Poi privatizzazione, dice, nella sua qualità di Presidente della Camera di Commercio lei rappresenta il 60% delle azioni, lo sappiamo, i 5 ottavi. Secondo la letteratura del management, gli aeroporti rendono fino al 46% del loro fatturato, dice il Vussia. Veramente questa cosa, come se no, vabbè. No, come so, sì, perché il fatturato è basso. Fontanarossa ha solo raramente chiuso il bilancio in attivo. Si tratta di circa 30 milioni di euro l'anno. Il suo ente avrebbe dovuto incassare 18 milioni solo quest'anno. Perché non ha pensato di chiedere un audit indipendente per sanare questa perdita? Insomma, ci sono tante domande che io non riesco neanche a presentarvi. Allora vi invito di andare su rete Iblea e potervi leggere per intero tutte le domande. Potete andare anche sulla pagina Facebook di Rete Iblea, perché passano le notizie di live, potete leggere le 10 domande, il falso default, bisogna tagliare la politica fuori dagli aeroporti, vi immaginate, la privatizzazione di Catania, eccetera eccetera. Allora, a questo punto diventa una cosa interessante. Io non so se Agen è in grado di accettare, vorrà accettare un dibattito, noi saremmo disponibili, ma siamo troppo piccoli per questa cosa, probabilmente la devono fare le televisioni grosse, quelle di Catania, la RAI non credo, ma noi siamo troppo piccoli, ma se ce la danno la mandiamo in onda. Ecco, questa è la pagina di Iblea e il titolo è, come si dice, emblematico. A domanda risponde. Voi sapete che questo è quello che si usa nelle dichiarazioni della legge, no? Quando ti interroga il magistrato, dice a domanda risponde. Allora, a domanda risponde, vediamo cosa potrebbe rispondere Agen e se risponderà a questa sfida del Vussia. Basta
chiudiamo l'argomento e ce ne andiamo invece a parlare di un incontro che c'è stato stamattina alla provincia regionale di Ragusa. Io la chiamo così, anche Molè, il collega Molè ha detto per me sono sempre le province, certo io travaglio a luogo, ma io la penso come lui, per me sono sempre le province. E sarebbe il caso, proprio il caso, che qualcuno mettesse mano a questo discorso. Per esempio questo fatto del prelievo forzoso solo per le province siciliane, non è possibile. L'ha detto anche Piero Bonno in questa, dice, non è possibile che alle province si tolgano soltanto i soldi e gli si danno gli incarichi anche di mantenere questa struttura. Questo non è possibile. Allora c'è stato l'assessore Piero Bonno per firmare un protocollo. Però prima sentiamo l'assessore, perché l'assessore è un tipo lapidario, cioè lui non è come quei politici a cui siamo abituati noi, per dire, dai, gli dai il microfono e chi lo parla 8 minuti. Questo invece risponde per sillabe, sì, no, insomma devo dire che si capisce che non è un politico, ma che è un tecnico. Tanto è vero che lui fu preso da Musumeci proprio per risolvere i problemi della spazzatura, che erano problemi abbastanza seri. Allora, sentiamo cosa dice Piero Bonno, le domande di Teresa, perché l'assessore è venuto qui, vediamo cosa dice. Assessore Piero Bon, oggi qui alla provincia regionale di Ragusa per parlare di ambiente, di rifiuti, di depurazione, energia, insomma. E tutti i problemi che ci assillano, no? E di ecosostenibilità. Sì, beh, è logico, questo tutto. Fa da sfondo. Sì. C'è l'elemento valoriale che non può sopraffare quello tecnico, giusto? Sì. Anche perché sono le comunità territoriali che poi esprimono le loro esigenze, i loro aspetti di consenso, di esigenza locale, tutela dell'ambiente, eccetera. Guardando la città è pulita, decorosa, quantomeno rispetto ad altre che conosco. Poi sul resto ci siamo col sindaco, ci siamo subito intonati stamattina per un incontro operativo il 6 marzo in assessorato riguardante gli impianti e la raccolta. Ci sono un bel po' di problemi da affrontare, ma li affrontiamo assieme come sempre. Sulle discariche non ci sono problemi drammatici qui in Ragusano, assolutamente, da quello che ho visto. C'è da lavorare sugli impianti di compostaggio piuttosto. Ragusa assieme ad altri due dovrebbe soddisfare ampiamente le esigenze del territorio, solo che bisogna intervenire su altri aspetti. Questo è l'assessore Piero Bonno che, come avete sentito, ha detto: io sono venuto per parlare di ambiente, di cose. Devo dire che la platea, vedete, ci sono alcuni sindaci, sindacalisti, la platea alla fine non ha utilizzato l'occasione per stringere l'assessore, perché io pure avrei voluto sapere delle cose, per esempio, no? Inceneritori. Allora io gliel'ho fatta la domanda a Piero Bonno in silenzio, no? Cioè senza microfono, e lui mi ha guardato brutto e non ho capito se lui è uno a favore o non è a favore, ce lo dovrebbe anche dire. Io per esempio dico che qualcheduno bisogna farlo, perché poi come facciamo a chiudere il ciclo dei rifiuti, perché questa è la questione principale. Infatti prima di arrivare poi al protocollo, ora ne parleremo, abbiamo sentito l'intervento del sindaco Cassì, che devo dire ha fatto un intervento più per come appello che per sapere delle cose precise, perché il sindaco aveva avuto l'occasione di parlare prima un'ora con Piero Bonno sui nostri problemi. Allora, se Ragusa, grazie a Dio, insomma, non è proprio in mezzo a una strada, voglio capire come sono combinati gli altri. Allora, se Cassì ha fatto l'appello, noi gli abbiamo chiesto: ma perché? Perché ha detto Cassì, siamo in una situazione drammatica, che poi magari è un po' esagerato, ma siamo in una situazione particolarmente difficile. Allora, vediamo perché per Cassì abbiamo queste difficoltà. Vediamo. Sindaco, presidente delle SRR, rifiuti a Ragusa, ma anche in provincia, c'è una situazione drammatica. Perché? Sì, io ho utilizzato questo aggettivo per definire un po' la situazione regionale. Eravamo alla presenza dell'assessore regionale Piero Bonno, quindi ho contezza del fatto che effettivamente la Sicilia, insomma, come sappiamo, è una situazione esplosiva sotto certi aspetti. Diciamo che Ragusa
Forse come in altri settori ce la passiamo un pochino meglio per tanti motivi, però indubbiamente è una materia di grandissima attualità, è una materia che presenta delle complessità intrinseche notevolissime e quindi va presa in considerazione, ecco, attraverso, io suggerirei, oggi ne abbiamo parlato con l'assessore Piero Bon, proprio attraverso una interlocuzione molto più fitta di quella che c'è stata fino adesso, perché soltanto questo è il modo veramente per andare a sviscerare i problemi e provare a risolverli. Ripeto, l'interlocuzione non deve riguardare solo la parte politica ma anche la parte tecnica, perché abbiamo avuto in passato l'esperienza di incontri tecnici che si risolvevano magari con delle ipotesi, soluzioni che poi non hanno avuto riscontro nella parte politica e viceversa. Allora, o ci si rivede tutti insieme e si trovano le soluzioni ed c'è la possibilità di farlo, oppure i tempi si allungano e questo non va bene per nessuno. Ma lei parlava anche di una chiusura del ciclo dei rifiuti, come? Allora, la chiusura, questo è un fatto positivo che può avvenire nella provincia di Ragusa prima che in altre province, diciamo che rivendichiamo questo primato in ambito regionale, cioè l'ipotesi di chiudere il ciclo dei rifiuti in ambito provinciale, cioè di completare nel senso di arrivare ad avere tutti i siti di stoccaggio finali dentro la provincia, quindi non dover trasferire i nostri rifiuti residuali fuori dalla provincia con costi che ne conseguono, questo è un obiettivo che la provincia di Ragusa si è posta e può raggiungere, ecco, ripeto, prima di altre province. Siamo vicini perché abbiamo già un impianto di compostaggio che è stato riaperto pochi mesi fa, ce n'è un altro nel territorio di Vittoria che dovrebbe... Ma è in funzione, scusi? No, quello di Vittoria no. Quello di Ragusa è in funzione, assolutamente in funzione, però non è sufficiente per coprire il fabbisogno dei comuni della provincia. Quando sarà aperto anche quello di Vittoria si raggiungerà questa autosufficienza, almeno per quello che riguarda la parte dell'umido, quindi come impianto di compostaggio. Chiaro che poi bisognerà anche individuare dei siti dove realizzare delle discariche. Ne sono stati già individuati tre nell'ambito provinciale, perché è chiaro che per completare il ciclo dei rifiuti ci vuole anche il sito finale di stoccaggio, dove cioè andare a conferire la parte residua del rifiuto, che è sempre meno, perché se si fa una buona differenziata è chiaro che la parte residua si riduce, e sempre meno non solo, ma avrà sempre meno proprietà tossiche, e questo è un fatto molto importante a livello di ecologia. Allora, il sindaco dice che questo ciclo è importante, più differenziamo, però abbiamo bisogno di trovare discariche. Perché? Perché la nostra già è quella che è, lui è il presidente dell'SRR, come cavolo si chiama, cioè prima erano ATO, SR, tutte queste cose qui. Quindi abbiamo bisogno di posti dove andare a scaricare. Ecco, quali possono essere i sistemi alternativi? Questa sarebbe una domanda da fare, perché in un comprensorio, addirittura trovando alcuni sistemi, oggi la tecnologia è particolarmente avanzata, si potrebbe anche non solo smaltire, ma anche produrre energia e tutt'altro. Vabbè, questa è una cosa. E a proposito di energia, no, perché è importante quello che diciamo su questo argomento al sindaco, perché è anche interessante cercare di far capire alla gente, e lì questa è una specie di richiamo che abbiamo fatto anche alla ditta, manca assolutamente lo sforzo del comune e della ditta per sensibilizzare. Ci dobbiamo far capire sempre di più che il sistema della differenziata funziona, ma dobbiamo chiedere anche alla ditta di dare la scatola più grande, un giorno in più recuperiamo meglio, perché per esempio nei condomini non c'è nulla da fare, i cassonetti, come si chiamano, i contenitori sono strapieni, diciamo, la gente va prima perché non può tenere tutto quanto nelle case, e allora dobbiamo dargli un po' più di attenzione. Allora, questa è una mancanza che la ditta ha manifestato. Chiudiamo questo argomento e invece sentiamo effettivamente qual era questo protocollo, perché è venuto l'assessore Piero Bonne, vediamo di che cosa si tratta. Ingegner Carlo Sinatra, ci spiega questo protocollo che è appena stato firmato?
Oggi abbiamo aggiunto un altro tassello in quello che è il processo di verifica degli impianti termici nella provincia di Ragusa, che la provincia, diciamo, ha già attivato da tempo con l'approvazione di un apposito regolamento, con una firma già di un altro protocollo d'intesa con i comuni superiori che hanno abitanti superiori a 40.000, e mi riferisco a Ragusa, Vittoria e Modica. E praticamente in questo momento la provincia di Ragusa è nelle condizioni di poter avviare il sistema e il controllo degli impianti termici dei privati, quindi tutti gli abitanti dei residenti nella zona di, nella provincia di Ragusa, controlli che sono importantissimi perché, oltre a essere, diciamo, previsti dalla norma, comportano anche una sicurezza nell'utilizzo degli impianti e anche un maggiore risparmio di energia qualora gli impianti vengano tenuti in perfetto ordine e con la giusta manutenzione. Questo protocollo ha la funzione di interessare tutte le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori per divulgare intanto il messaggio, in maniera tale che quando poi si faranno le verifiche non sarà una sorpresa, ma il territorio comincia a essere abituato a verificare le caldaie come un adempimento non di norma, ma come un aiuto alla sicurezza dell'utilizzo degli impianti. Perfetto, a questo punto abbiamo l'idea del protocollo, che è importante perché il protocollo, come si suol dire, dà lavoro e sicurezza, le caldaie, le cose, perché più ci sono controlli più c'è il lavoro, quindi alla fine, come avete visto, è stato firmato dalle varie forze sindacali e quindi dai datori di lavoro, diciamo, è un protocollo che ha una sua importanza. Detto questo, oggi passiamo a parlare di un'altra cosa, ricollegandoci un po' a quelle che sono le città e i comuni. Vediamo, abbiamo un ospite in studio, vediamo. Buongiorno cari telespettatori, eccoci qui in piazza San Giovanni per indagare su una notizia che da qualche giorno gira in città. Pare che ci sia una grossa novità in arrivo, ma ancora non riusciamo a capire di cosa si tratta. Ma vediamo che cosa ne pensano i nostri cittadini. Buongiorno, anche lei ha sentito parlare di una novità in arrivo? Cosa ha da dirci? Sì, ogni mattina esco per prendere il caffè e sono giorni che vedo strani movimenti. Lì per lì non ci avevo fatto caso, ma adesso la situazione sta diventando davvero strana. Addirittura mia moglie mi ha detto: sta arrivando, teniamoci pronti. E non le nascondo che era quanto emozionata. Si parla di grande emozione e grande fermento in città. Noi continueremo a indagare, rimanete con noi. Al via Donna Lucata, la sagra della seppia. Stand enogastronomici con arancini, pasta e secondi a base di seppia lungo il porticciolo. Vieni a gustare questa eccellenza del pescato locale. Allora, affrontiamo un altro argomento importante per la città, certamente la questione che il sindaco ha espresso precedentemente sul ciclo dei rifiuti: le belle città hanno bisogno di pulizia, però le belle città hanno anche bisogno di illuminazione, perché se no non sono belle, cioè uno di mattina le vede ma poi di sera scompaiono e non si sentono. Con noi c'è Giovanni Cappello, che da sempre è stato un volontario interessato all'illuminazione artistica di questa città, perché se noi vediamo il San Giorgio, la cupola, dobbiamo dire che è un po' merito di Giovanni Cappello. Allora Giovanni, prima di tutto, diciamo, ecco, tu cos'hai, la passione dei fari? Perché ti occupi di questo? Ma ora un po' meno. Me ne occupo in passato di più, era una cosa che volevo fare per la città, perché avevo in testa che i turisti dovevano andare via sbalorditi, e diciamo che prima un po' segnalavo le lampade spente, poi collaboravo un po' con il comune. Cioè tu andavi in giro, vedevi una lampada spenta e lo dicevi. Sì, sì, ma anche specialmente nel Duomo di San Giorgio più volte sono intervenuto, e devo dire, purtroppo, perché non è una cosa normale, se la cupola è così, e soprattutto grazie a me e anche a tante altre persone che volontariamente con sacrificio sono intervenute. Senti, prima di andare avanti, l'altro giorno mi dicevi che questa cupola è stata illuminata così
Grazie a... cos'è il professor Garofalo? Sì, la cupola, l'impianto di illuminazione di San Giorgio che voi vedete è stato fatto nel 1979. 79, quindi 40 anni fa. È stato fatto da un'impresa che si chiamava Illuminarte di Palermo. Lo diciamo, tanto non esiste più. No, vabbè, ma dai, non immagino. Ed è stato l'interesse... Quindi questa illuminazione risale lo schema al 79, è stato fatto... commissionata a questa impresa dal presidente dell'allora ente provinciale del turismo, il professore Filippo Garofalo, che individuò tre monumenti nella provincia: questo, il Duomo di San Giorgio a Modica e il Palazzo Bruno di Belmonte di Ispica. Mi pare che questo, era fatta una bella scelta. Sì, no, perché prima bene. Quindi erano al buio. Non era al buio, c'erano solo due proiettori nella facciata e uno per la cupola. Per chi avesse intenzione di vedere come era prima, se vede il film Gente di Rispetto, si vede la vecchia illuminazione di San Giorgio. Gente di Rispetto sarebbe... Sì, 75, 1975, sì. Chiaramente, quando fu accesa questa illuminazione, ci fu molto stupore, perché teniamo conto che siamo passati da 3 a 32 riflettori. E allora venne chiamata illuminazione a colori, perché le lampade erano, la maggior parte dell'illuminazione era fatta con lampade ad incandescenza. Qua abbiamo tre che colori. Dava quindi un... sì. Quindi cioè, fu una novità bellissima, perché la facciata è arancione, gialla, con le lampade a sodio. E poi la pietra aggiunge anche questo tipo di colore. Per la cupola loro adottarono le cosiddette lampade a ioduri metallici, quelle che fanno l'azzurro, la calotta, e le lampade proiettore con lampade di incandescenza. Diciamo che per la prima volta furono usate in pubblico, perché l'aveva usata la Girola nella diga, queste lampade azzurre, diciamo, che danno l'azzurro, che poi è luce bianca. Mentre quelle a sodio furono usate nella facciata di San Giorgio per la prima volta e alla zona industriale. Nel primo tratto della strada provinciale 25 e fu il primo uso. Cioè ora queste lampade sono comuni, anzi stanno diventando in disuso perché ci sono le lampade a LED, di LED e non sappiamo se in futuro questa facciata resterà così. Ecco. Allora diciamo questo, complimenti per questa cosa, perché scusa... Se si vede merito tuo, perché tu ci fai la manutenzione? Purtroppo sì, purtroppo. Si limita alla... Grazie a Giovanni Cappello. Grazie sì, ma non dovrei essere io a fare la manutenzione, né gli altri che collaborano. Cioè, tu cosa fai? Sali là sopra? In passato sì, sono salito e ho sistemato i riflettori, ma non per fare concorrenza all'impresa, ma perché altrimenti non se ne occupa nessuno. E quindi, il problema è questo. Ecco, e quindi Giovanni, se non se ne occupa nessuno, molte volte vediamo che si spengono i riflettori. Sì. Quale sarebbe la prassi normale? Tu sai se c'è un ufficio del comune che sovrintende a questo? Dobbiamo dire che il comune ha passato le lampade, perché non posso prendere lampade di tasca mia, ci mancherebbe, e che in qualche intervento, cioè in caso di emergenza l'hanno fatto. Ora l'anno scorso per esempio le colonne della cupola, anzi nelle colonne è stata messa la luce a LED, ecco, le colonne maggiori sono tutte state fatte con il LED. Quindi qualcosa c'è un risparmio, è stato fatto, perché anche queste luci costano meno. Di per sé è un notevole risparmio energetico. E quindi il tempietto sopra pure con le luci? No, quello aspettiamo ancora che verrà fatto a LED, però ecco, questo non gli do. Però dobbiamo dire che questa cupola fa un grande effetto. Sì, fa un grande effetto. È una cosa che qualche turista viene e dice che è stata copiata da quella di San Pietro, lo schema di illuminazione. No, perché questa è stata fatta nel 79. Quella di San Pietro è stata fatta nel 99, quindi per una volta è stata all'avanguardia, ma grazie però all'Illuminarte di Palermo, perché perfetto. E a Giovanni Cappello che ci va a mettere Che ci vado a mettere le luci. Allora, ci sono, tu però mi hai detto, molte luci che non funzionano. Allora, il problema è negli altri monumenti. La cattedrale l'abbiamo al buio, perché abbiamo il campanile che è completamente al buio, i lati al buio e la cupola al buio. Ora, la cattedrale... Questa è di oggi, questa immagine? Sì, questa è di oggi, non di qualche anno fa. No. Diciamo che in generale la situazione è disastrosa, cioè solo San Giorgio, grazie ai volontari, funziona. Ma nelle altre parti, intanto... Ecco, questa è davvero...
una cosa particolare. Quindi si sono fulminate le lampadine. Si sono fulminate l'illuminazione per la cattedrale è inadeguata, cioè ci vogliono più proiettori purtroppo. Ora io dico, cioè, un rimprovero che faccio in generale quasi a tutte le amministrazioni, ma perché per le luci di Natale si trovano sempre soldi e quando si parla di illuminazione monumenti non ci sono mai soldi? Comunque, perché vedete, è una città turistica, non ci possiamo, non possiamo tenere i monumenti così. Potrebbe dire qualcuno è uno spreco, ma si fanno spegnere alle 2 di notte, per esempio. Ma cioè, dobbiamo tenerci all'immagine, anche perché vengono per fare riprese cinematografiche. Cioè, dobbiamo attenzionare sul problema. Ma comunque, attenzione, uno spreco non può certamente essere, perché i monumenti, tra l'altro questi, sono iscritti nella lista dell'UNESCO e sono i famosi 18 monumenti. Allora, su questo io andrei anche a spendere i soldi della tassa di soggiorno, perché attenzione, la tassa di soggiorno, lo dico per alcuni, la tassa di soggiorno prevede proprio questo, cioè la manutenzione dei monumenti e quindi in questo caso l'illuminazione dei monumenti, perché non possiamo avere monumenti iscritti e poi alle 7 d'inverno alle 3 del pomeriggio non li vede più, insomma. Certo. E quindi è una cosa. Allora, e tenete presente che il video esalta un po' la luminosità, eh? Sì, il video esalta la luminosità, perché abbiamo un'intensità minore lì. Senti, hai ragione, perché tu hai detto, possibile che per Natale, per esempio quest'anno abbiamo fatto i videomapping. Sì. Questa cosa è bella, però se avessimo messo i soldi a comprarci fari nuovi. Ma io non sono contrario a fare il videomapping con le luci di Natale, però ripeto, bisogna attenzionare di più l'illuminazione ai monumenti, proprio per due motivi. Primo, perché vengono molti turisti. E guardate, uno come Ragusano si vergogna, tipo che è successo, che è rimasto San Giorgio completamente al buio. La seconda cosa è le riprese cinematografiche. Ecco, questo state vedendo è il Palazzo Comunale. Mettiamo che io come turista vada a Piazza Posta e voglia guardare il palazzo. Piazza Matteotti è completamente al buio. È completamente al buio. Allora cosa hanno fatto? Siccome hanno messo dei lampioni bruttissimi, proprio bruttissimi, che tra l'altro non fanno luce, hanno pensato bene, bene tra virgolette, di mettere 8-9 fari nel Palazzo Comunale. Quei fari che sul Palazzo Comunale non dovrebbero starci, è un'assurdità che non ho visto in nessuna città. Perché cioè, io come turista che faccio? Vado a vedere il palazzo e ho 9-10 proiettori sugli occhi puntati, e che è una torre faro sto Palazzo Comunale? Cioè, è assurdo. Ma secondo me si sono fatti errori anche sulla Via Roma. I famosi funghetti di Via Roma. Ma certo, ma lì per esempio delle lampade anni 30, come fanno nelle altre città? Perché la Via Roma non è nuovissima. Tra l'altro messe dietro la canonica di San Giovanni, col balcone barocco accanto, questi funghetti. Cioè, non senti, a proposito di funghetti, perché sennò poi uno dice... Allora, che cosa dobbiamo fare? Intanto diciamo che il cittadino può segnalare. Può segnalare se la segnalazione verrà evasa, perché molte volte queste segnalazioni, quelle della pubblica, devo dire, vengono, diciamo, gli si dà a seguito. Quella dell'illuminazione a monumenti, purtroppo, no. Vedete, questa è la chiesa del Purgatorio, no? Il campanile dovrebbe essere illuminato, la facciata sì, il campanile è stato colpito da un fulmine e si è spento tutto. E nessuno è intervenuto? No, nessuno è intervenuto. E tra l'altro lì penso che lo schema... È completamente al buio perché era la torre dell'orologio. Lo schema che c'era non potrà essere ripreso perché se voi vedete... Era illuminato tutta la cupola, mi ricordo. Sì. Era illuminato tutto il campanile con dei proiettori messi alla base delle colonne. Il problema è andarci ora lì. Che allora io ho detto all'architetto, ma quando si spegneranno come le cambiamo? E non mi hanno dato nessuna... niente, non mi hanno neanche risposto. Eppure guardate, ecco, che... questa è la cancelleria che è al buio, il campanile dell'Idria al buio, vedete come dovrebbe essere? E invece buio, attenzione, stiamo dicendo, queste sono immagini di ora, di stasera. Non è che sono cose di chissà quando. Quindi è la chiesa dell'Idria, che è un po' quasi il simbolo, molti lo utilizzano come simbolo della città, questo campanile pieno di piastrelle multicolori. Praticamente, ormai non è più multicolore, una volta era multicolore, grazie all'architetto Campo l'abbiamo fatto diventare tutto blu. E vabbè, io non sono mai stato d'accordo su questa cosa, però la battaglia fu persa, allora non possiamo fare altro. Troppe battaglie abbiamo perso e quindi, infatti avevo detto, una volta che abbiamo fatto lo scempio,
l'esagerazione dell'Idria, avremmo potuto fare azzurro anche la chiesa dell'Anima del Purgatorio. Questi due campanili blu sarebbe stato anche bello. Al di là dei colori o non dei colori, bisogna capire chi deve occuparsi di questa illuminazione. Esatto. Perché dunque, se si va all'ufficio illuminazione ti dicono che no, è competenza dei centri storici. Se vai ai centri storici ti dicono che è competenza dell'ufficio illuminazione. Cioè qualcuno se ne incarica, insomma. E soprattutto io direi per quei monumenti UNESCO, se si decide di mettere qualche somma, falli fare da persone esperte, esperte che magari siano di una certa capacità professionale. Perché vedete, mi dispiace, ma non so se a Ragusa riescano a fare qualcosa del genere. Cioè, quindi, voglio dire, intanto magari bisognerebbe fare la manutenzione di quello che già c'è. Questa esistente è la cosa più importante. Questa è la cosa più, perché già più o meno qualcosa c'è. Potenziare quello della cattedrale, perché la cattedrale è proprio, cioè non possiamo presentarla così. Almeno questo. Scusa, poi per esempio i ponti. Era molto bello il ponte vecchio era illuminato. È sparito. Ed è, l'illuminazione è completamente sparita. Completamente, cioè non, niente, non ma accende, ecco, neanche tu, ma i fari ci sono, li hanno tolti? Questo non lo so. Ma c'erano proprio i fari che purtroppo non ho trovato un'immagine, ma c'erano i fari che illuminavano le arcate. Le arcate, e questo no, è al buio. Sì, ecco, quello c'è al momento, è al buio. L'ultima cosa, e lasciamo Giovanni Cappello, ci hai segnalato la questione dei fari, quelli del su via i lampioni del via Risorgimento, cioè diciamo, è il tratto che va dall'incrocio di Ibla e l'ospedale Arezzo, perché lì c'erano otto forse lampioni. La regia li trova quei lampioni che ci hanno fatto vedere, erano dei lampioni, erano dei bracci in ferro battuto, e probabilmente erano degli anni 50, e sopra avevamo ancora gli isolatori originali, no? E purtroppo sono stati tolti ed è stata una perdita. Beh, intanto perché erano rarissimi, ma erano arrugginiti, ma non erano in condizioni statiche pericolose. La ruggine era superficiale, qua. Ecco, quelli là. La foto è del maestro Leone, questa qui. Dobbiamo dirlo. No, ci mancherebbe altro. È giusto che sia, ecco. Vedete, ma è una foto d'epoca. Cioè sì, una questa è una foto d'epoca, ma non c'era, ripeto, nessuna inclinazione, guarda, del lampione. E loro dicevano non ci sono pezzi di ricambio, ma non puoi, i pezzi di ricambio si devono cercare con calma, primo. E la seconda cosa era, si poteva mettere un faro o un riflettore a LED sotto il lampione, ma mantenere, no? Minimamente invasivo, la strada sarebbe stata illuminata. Forse e mantenere questi sono quelli, cioè, non c'è confronto, cioè, ma non si toglie un lampione di cemento del genere, con un braccio così. Un lampione del genere così raro ormai, che non esistono, cioè in tutta la Sicilia. Però non dice più. Che il sindaco ti ha risposto. Il sindaco mi ha risposto che doveva interessare gli uffici. Cioè l'importante è che non li troviamo in qualche villetta. Ma questo non lo no, so. No, perché alcune, io dicono le male lingue, che alcune cose sono state tolte dal ponte vecchio anni fa, sono finite in qualche villetta, dicono le male lingue. Questo non lo so. Non lo so. A me piacerebbe. Ma te l'hanno detta questa cosa? No, non ha saputo niente. Io invece questa cosa l'ho saputo, dicono così, che allora furono tolti quei fari che erano antichi, non erano antichi, erano stati posti, mi pare, da un'associazione sul Ponte Vecchio, poi le hanno tolti. Sì, però poi funzionano, i ricambi si trovano. Com'è il discorso? Che poi funzionano, i ricambi si trovano. Va bene. Questo, ripeto, guardate, ancora quegli isolatori ci sono. Cioè, se dovessero fare un set cinematografico, avevamo l'ambiente perfetto per fare una scena anni 50. E l'hanno tolto. Cioè, un'ultima cosa, per l'illuminazione monumentale. Perché, scusa, ora voglio spezzare una lancia, come si dice, l'ultimo Montalbano. Tu l'hai visto? L'ultimo Montalbano, alla fine, ora non l'ho detto alla regia, quindi non lo può trovare. L'ultimo Montalbano, c'è una splendida, diciamo, parecchi minuti dedicati alla festa di San Giorgio e al panorama di Ibla illuminato. Questa è, e quindi vuol dire che è un posto che piace. Si vede San Giorgio, se fosse un pochino più illuminato non farebbe mica male. Cioè, bisogna illuminarlo tutto, non solo San Giorgio. Ma ripeto, San Giorgio funziona solo grazie ai volontari, e questo è giusto che i ragusani lo sappiano.
Ringraziamo il volontario Giovanni Cappello, che è uno di quelli che accenna da sopra e fa funzionare le luci della cupola. Grazie, andiamo avanti con il telegiornale. Questa è Teleiblea. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo Via Failla, Ragusa. L'evoluzione e l'innovazione per un nuovo modo di insegnare a guidare tutti i mezzi, dalle auto più piccole alle più grandi, alle moto di varie cilindrate. La nuova autoscuola Melinda, che vanta un arredamento moderno ed originale, garantisce i migliori risultati grazie ad una tecnologia all'avanguardia e alla decennale esperienza della titolare del suo staff. Autoscuola Melinda. Chiedi un preventivo personalizzato per diventare in poco tempo un guidatore provetto e disciplinato. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo Via Failla, Ragusa. Allora, avete sentito questo problema delle luci, che è molto importante, anche se ci sono tutta una serie di iniziative, mi illumino di meno, io va bene, ci credo, anche questa è una bella cosa, ma le città al buio sono tristi. Quindi quando questa luce è bassa, io le vorrei luminose, perché la luce dà anche un'altra immagine alla città. Io quindi sì, riportiamo queste cose dell'illuminomime di meno, però se i ponti fossero illuminati, se il campanile fosse illuminato, allora chiediamo al sindaco di darci una mano. E a proposito di sindaco, ho un'intervista col sindaco di Acate, il neo sindaco di Acate, che però... Manderemo in onda domani, vedete, perché voglio parlare proprio sulla questione che lui ha sollevato. È una questione economica, perché hanno ricevuto un po' di soldi, quindi li aiuta, ma sulla questione della spiaggia, perché la spiaggia di Marina di Acate sarebbe turisticamente qualcosa di eccezionale, stanno guardando la vicenda in modo positivo. A proposito di turismo, come temevo io... sono arrivati già i primi comunicati. Modica dice: saremo alla fiera di Berlino, o anzi di Monaco. È come se ci andasse Modica, ma non è così, ci dovevano andare tutti, ma è chiaro che ogni comune pensa a dire che ci va lui, e poi cosa ci va? Ci va uno che poi non è neanche un rappresentante indicato, quindi è già una cosa ridicola, come avevo già detto al sindaco. E allora parliamo di spettacolo, di turismo. Allora, intanto diciamo che il carnevale di Chiaramonte è sempre fra i più apprezzati. Domani, lunedì, ci sarà la conferenza stampa al Comune di Chiaramonte, e invece lanciamo la sagra della seppia. Abbiamo raggiunto per telefono l'inventore, che addirittura si è brevettato il nome, Gianni Voi, vediamo quali sono le novità. E poi rimandiamo in onda qualcosa che parla do ruppo la cravatta, per ricordarvi l'appuntamento di domani al Teatro Tenda per tutti. Grazie amici per la cortese attenzione, seguite gli ultimi servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. La novità è che l'associazione Sagra della Seppia è un marchio registrato in campo nazionale, perciò è una sagra ormai di spessore non è indifferente. La cosa bella è che il giorno 15, 16, 17 di marzo al particiolo della locale, la gente potrà degustare una sagra quasi a chilometro zero, perché stiamo cercando di portare il meglio della gastronomia iblea di contorno alla sagra che ahimè ha prodotti ittici che in questo momento si pescano nel litorale del mare ebreo. Il menù principe è dato dallo spaghetto al nero di seppia, ormai famoso in tutto il mondo, che possono tranquillamente degustare con della mollica speziata sopra quel piatto di nero di seppia che tanto piace alla gente e buon gustai. Poi abbiamo la seppia che io preparo con mesticanza mediterranea, favolosa, perché la consumiamo sempre e ce la richiedono sempre.
la seppia ripiena, e per la prima volta faremo la seppia alla brace, una cosa, una delizia, e poi l'arancina al nero di seppia e sua maestà l'impanata di seppia, tanto, tanto cara a tutti, con lo spaghetto oppure con le patate, mi piace a tutti, venite in tanti. Venerdì, sabato e domenica 15 e 16 marzo al Porticciolo di Don Lugata, Sagra della Seppia a chilometro zero. Non so se eravate preoccupati, comunque vi assicuro, visto che c'è una specie di diktat mentale, Sebastiano D'Angelo è qui, o per Ragusani nel mondo, ma questo lo faremo un'altra volta, continua comunque, vero? O come no? L'organizzazione continua. 3 agosto, 3 basta, stop. O per, stop. E 6 agosto. Abbiamo detto stop, 3 e 6 agosto. Vabbè, basta. 6 agosto c'è un grande evento di cui abbiamo parlato diverse volte, ma lasciamo perdere. Oppure, come il caso per gli amici del Teatro di Chiaramonte, e nel caso particolare, indovinate di che cosa parliamo? Parliamo di questo ormai veramente mitico, perché certe cose sono mitiche, Uruppo la cravatta. Il nodo della cravatta. Ma prima di parlare di questo lavoro italianizzato dal nodo, viene male. No, il nodo della cravatta non ha lo stesso, è diverso. Anche se io non sono un patito del dialetto, Uruppo la cravatta è molto il suono che c'è nel dialetto è unico. Allora, devo dire che questo qui è stato fatto con una sentita e doverosa e umanissima vena di nostalgia e di rimpianto per colui che non c'è più, che voi avete ricordato, io ricordo insieme a voi, e mi associo ancora una volta a questa iniziativa che mi pare molto bella. Il 23 dicembre, nell'anniversario della sua dipartita, con diciamo il lavoro che lui aveva diretto, ma è stata sul cammello, un lavoro molto bello fatto da tre. Il nome, il Giovanni la Terra. Detto questo, ma è bello perché dopo 50 anni, in un mondo in cui veramente le persone, le famiglie, tutto si disgregano dopo poco, mezzo secolo di una compagnia con ovviamente gli inevitabili cambi generazionali o imposti purtroppo dalle circostanze, continua e continua bene. Quando è stato l'ultima? A che numero siete? A che replica siete? State raggiungendo The Mousetrap, ti ricordi quella che ha fatto 10 anni? Allora? Probabilmente così, da conteggi più o meno approssimativi, noi pensiamo di averla messa in scena almeno 300 volte. Bene, mica male. Allora, avete fatto per l'Avis, giusto? No? La faremo per l'Avis. Ah, dovete farla per sì, l'Avis. Sabato 23 febbraio al Teatro Tenda. Alle 21. Alle 21. Queste sono quelle cose che l'Avis fa fare per salutare, per festeggiare, per unire la sua sconfinata. Non ci possono andare tutti gli avesini, il bello di questa città è ci vorrebbero uno stadio, non un teatro. Sì, per cui ecco, potranno accedere le prime 1000 persone che andranno all'Avis, iscritta all'Avis chiaramente, a ritirare il quindi no, nella sola città di Ragusa 9000 passi restano fuori. Probabilmente è bellissimo, non che restino fuori. Ancora più capiente, non ma è bellissimo non che restino fuori, ma che siano tanti. Sì. Allora, detto questo, ma Sebastiano, la domanda è troppo semplice, ma non si può non farla. Ma vi emozionate ancora? Devo dire di sì, questa forse è una delle chiavi del nostro stare insieme, che è continuato per tantissimi anni. No, ma non solo, proprio facendo Uruppo la cravatta. Sì, sì, no, ti dirò di più, che emozionare, continuiamo ancora a divertirci. Siamo i primi, più bello. Siamo i primi a ridere, a volte dico, qualcuno degli attori si lascia trascinare, si lascia tradire da una risata, non si dovrebbe, è inevitabile, non è canonico, sulla... ma ti posso assicurare che io per primo, dietro le quinte, perché ci sono quelli che sono più protagonisti e altri che hanno ruoli chiaramente meno impegnativi, continuiamo a divertirci, io ancora non lo nascondo, rido dietro le quinte. Mentre invece il pubblico ride, sì, ride sì, proprio a scena aperta, sì, continuamente. E noi abbiamo pensato che per solennizzare al meglio
un anniversario che comunque è importante, ecco, senza, 50 anni. Senza peccare d'algo, alcuna tentazione apologetica, no, che no, non è dato di fatto. Comunque è un dato di fatto, 50 anni di ininterrotta attività che fa del nostro gruppo uno, siete una delle proposte di questa provincia più vecchie di noi, come interrotta. Questo lo dicevo lo dico sempre a tuo fratello. È una gran bella cosa. Senti un po', ma una curiosità, in questi 50 anni dove è passata tanta gente come pubblico, una curiosità mia personale, avete per caso, non ti dico fatto un ma che tipo di pubblico avete avuto? Beh, tantissimi pubblici, soprattutto un pubblico popolare, questo ecco va detto, perché il taglio delle nostre commedie era quello di un teatro dialettale molto popolare, molto percepibile dall'altra parte, cioè, del sipario, però anche un pubblico di media qualità, insomma, di media alta qualità. Tra i tanti pubblici non possiamo dimenticare quelli dei nostri corregionali all'estero, perché questa è una delle peculiarità di questo gruppo. Io è sicuramente una delle commedie più rappresentate all'estero. Assolutamente sì, ti posso assicurare che questa l'abbiamo rappresentata in Australia, in Sudafrica, andando un po' a ritroso verso gli ovest, Stati Uniti, in Svizzera, prima passiamo dall'Europa, chiaramente nel Milanese, in Svizzera, in Belgio, in Francia, poi partendo dal Sud America, l'Argentina, il Brasile, il Venezuela, il Canada e poi gli Stati Uniti, sia la costa est che la costa ovest. Insomma, vi mancano le isole Figi. Non manca l'Asia. E qualche cosa in Asia. Ormai da questo punto di vista abbiamo chiuso. Non è detto. Comunque, al di là, no, ma io non mi riferivo solo alla qualità, mi riferivo sotto il profilo di fasce d'età. Un po' tutte le fasce d'età. È chiaro che il teatro popolare soprattutto richiama le fasce medio-alte, ma anche tantissimi giovani si sono avvicinati negli anni. Noi lo vediamo perché facciamo anche una piccola rassegna e molti degli abbonati dico, sono appartenenti alle fasce giovanili. Non c'è un'età nello specifico. Ecco, vabbè. A proposito di rassegna, mi ha involontariamente dato l'input usando questa bruttissima parola, so che c'è un'idea molto bella, sì, perché riguarda un amico sicuramente tuo, per me grandissimo amico, con il quale ho avuto anche il piacere e l'onore di fare cose al di fuori del mondo giornalistico e in altri campi, che è Nino Criscione. Sì. Allora faccio una rapida premessa. Noi abbiamo ripreso dopo un inevitabile periodo di riposo dovuto ai fatti luttuosi cui tu hai accennato l'anno scorso. Abbiamo ripreso con un ruppore alla cravatta perché era la commedia che più ci facilitava il ritorno sulle scene. Abbiamo pensato di riproporre nell'anno del cinquantesimo una commedia che è stato il fulcro dei nostri successi nei vari anni, soprattutto negli ultimi 30 anni, però si imponeva di festeggiare il cinquantesimo anniversario ritornando sulle scene con un lavoro nuovo, che per noi era un po' più problematico. La scelta è caduta su un lavoro scritto e ideato dal grande Nino Criscione, che ci onora particolarmente, il cui ricordo ci onora particolarmente, che si chiama Biscotto alle noci. Biscotti alle noci. E lo proporremo per la prima volta a fine primavera, poi nelle piazze estive e poi in assoluto per la prima volta a Ragusa dopo l'estate, in un'iniziativa che abbiamo pensato di realizzare di concerto con Teleblea e che si concretizzerà in un trittico di lavori, tra cui il nodo della cravatta, un ruppore della cravatta, un'altra commedia che rappresenta uno dei nostri maggiori successi, Fumo negli occhi, e poi per chiudere appunto l'inedito per Ragusa da parte della nostra compagnia Biscotti alle noci. Ma non l'hanno fatta in volte Biscotti alle noci. Nino la ideò per, ricordo benissimo, per il grande Enrico Guarneri. Allora, io l'ho vista con Enrico Guarneri, una straordinaria attrice che poi non ho più visto. Tra l'altro era una splendida anche donna, ora non me la ricordo, ma molti anni fa. Bionda. Ed era deliziosa.
non mi ricordo il cognome, ma era... io proprio me lo ricordo, perché quella sera, quella volta l'ho vista, ed sì, era molto, è un gran bel lavoro. Sì, allora, bel lavoro, sì. Allora, questa iniziativa poi... Questa è una cosa che avremo modo di parlare, ballando, è una insomma, cosa che penso che sia la metteremo in per scena. L'autunno. Eccetera. Per l'autunno, chiaramente, ecco, chiederemo il supporto all'amministrazione comunale, perché si dovrebbe realizzare all'interno della Quasimodo, cioè del Marcello Perracchio, no. Vabbè. Avremo modo poi di parlare. Però per noi è il modo migliore di festeggiare un anniversario che pensavamo di solennizzare in una maniera diversa, ma che purtroppo, ecco, le circostanze non hanno voluto. È questo. Cioè, ho detto sempre ai miei amici, noi dobbiamo riuscire a ritornare con un nuovo lavoro. Questo è il modo più bello per ricordare anche quelle che ci guardano da un palcoscenico privilegiato. Comunque, se il viaggio è un secolo, voi avete superato il punto di non ritorno, adesso ci vuole più tempo, ci vorrebbe più tempo ad andare indietro che ad andare avanti, quindi vi conviene, come per gli aerei, no? Conviene andare avanti, no? Sai, gli aerei arrivano a un certo punto sull'Atlantico, dice da qui in poi è più vicino. È difficile immaginare un futuro così ricco come il passato, però viviamo il presente e facciamo il passettino per quanto lo suggerisce. Ma la gamba, mi scusi, componente degli amici del teatro, avete registrato da poco, avete in programma nuovi arrivi? Curiosità. Nuovi arrivi, sì, c'è sempre qualche... La stazione Amici del Teatro è affollata o è ferma? Nel modo giusto, insomma, ecco, c'è lo zoccolo duro. Vabbè, chiaro. Come rappresentato... L'abbiamo avuto qua, però l'abbiamo avuto come medico, non come attore. È un grande professionista, ma lo è anche altrettanto sul palcoscenico. Molte volte la gente non si capace perché un grande professionista possa così bucare il palcoscenico come sa fare Mario. Poi c'è lo zoccolo duro, poi ci sono alcuni giovani. Pian piano cerchiamo di inserire qualche altro.